Il governo ha una strategia che l'altro giorno è stata indicata da Mario Draghi, che vede negli accordi con i paesi di partenza, fondamentalmente la Libia e la Tunisia, e in un impegno europeo le due chiavi per risolvere il problema. Mi sembra che al momento siamo molto in difficoltà in tutti e due i punti della strategia, perché come abbiamo Sì, non sono capito, punti che si risolvano nell'immediato, ammesso che si immediato, risolvano. esattamente, esattamente, perché insomma in Libia ci sono i problemi che tutti conosciamo, problemi che sono sia di stabilità politica, di controllo, di affidabilità, ma anche, come dire, di pratiche che sono assolutamente inaccettabili. Per quello che riguarda l'Europa, al di là di qualche piccola apertura da un gruppo di paesi volenterosi, alla fine, per quello che riguarda l'immigrazione, ognuno va per conto suo e ognuno cerca di fare il massimo per il proprio paese. In questo momento una strategia comune che dovrebbe essere, come dire, una priorità, visto che l'Italia è il paese d'ingresso all'Europa. Sì, Noi certo. abbiamo, diciamo, dal punto di vista geografico questa sfortuna e quindi gli altri hanno sicuramente un impatto minore, quindi diciamo che gliene importa un po' di meno. Gliene importa un po' di meno e come ci diceva l'altro giorno Cottarelli in studio.